Nell'ambito della sesta edizione del Festival della Fotografia di Roma, la Fondazione Pacifico Cerere presenta un artista, un giovane fotografo, Marco Barbon, un fotografo romano che però vive a Parigi da circa 10 anni. E questa mostra che presentiamo si intitola Aoi, tracce di una colonizzazione. Aoi sarebbe l'Africa orientale italiana, quindi la parte del Corno d'Africa, quella parte che appunto era stata colonizzata in epoca fascista. Questo fotografo, nella sua appunto indagine fotografica, documenta questi posti, soffermandosi appunto sul dettaglio in armonia con l'architettura dell'epoca fascista. La tecnica che usa è molto interessante perché si tratta di fotografie in Polaroid stampate in stampa lambda, quindi su alluminio. Razionalità modernista e fantasia africana. Ci può spiegare come è nata l'idea della mostra AOI, tracce di una colonizzazione? Io partirei dal titolo innanzitutto per spiegare che cosa vuol dire Aoi, che vuol dire Africa orientale italiana. Ricorda appunto il modo in cui gli italiani durante l'epoca fascista avevano chiamato questi territori dell'Eritrea e dell'Etiopia. Diciamo che io sono partito in Etiopia 3 anni fa con l'idea di fare delle foto in questo paese africano che non conoscevo e che volevo un po' esplorare. Girando per la città dell'Etiopia ho scoperto che questa presenza italiana a livello di architetture, di mentalità, di abitudini era più importante di quello che mi immaginavo e mi dava questa idea di fare un lavoro più ampio di quello che era il progetto iniziale. Ho sentito parlare dell'Eritrea allora, che conoscevo soltanto così per aver letto libri di storia, eccetera. Ed è stato un po' un passaggio immediato quello di partire successivamente in Eritrea, passare un po' di tempo lì, sono andato a 2 riprese, e per continuare questa esplorazione di questi luoghi, di questi posti che recano delle tracce importantissime della presenza italiana che è durata 70 anni per l'Eritrea e pochi anni per l'Etiopia, ma che ha lasciato comunque delle tracce veramente importanti a livello di architettura, di oggetti di abitamento, di abitudini alimentari, anche a livello linguistico, nel senso che la gente, ancora gli anziani, parlano italiano. Insomma, è un po' un lavoro che è iniziato su questa idea di seguire un po' le tracce di un passato che è stato rimosso anche per questioni un po' di politico, storico, insomma, di vergogna nazionale in qualche senso, perché diciamo, gli italiani hanno invaso l'Etiopia nel 1936 con una guerra che è stata, diciamo, abbastanza sanguinosa e cruenta nei modi, diciamo. E quello che mi interessava appunto era riportare un po' a galla questa presenza storica che è stata dimenticata e anche mostrare il sincretismo che si è creato da questa architettura razionalista che è presente ovunque nel Corno d'Africa, in particolare in Eritrea, ad Asmara, ma anche a Gondar, in Etiopia, ad Harar, ad Addis Abeba, e quello che è lo spirito africano, le luci, i colori, le abitudini dell'Africa contemporanea. Ma questa è un po' l'idea del lavoro che ho sviluppato. Nelle sue fotografie, è più il dettaglio che ritma lo spazio o il colore che ne scandisce la struttura? Una domanda, diciamo, abbastanza difficile rispondere. Diciamo che il dettaglio è molto importante nelle mie fotografie, nel senso che mi interessano proprio certi particolari sia delle atmosfere che delle architetture, degli interni. Questo lavoro in particolare è un lavoro che si costruisce molto attraverso l'immagine di interni, di appartamenti, di castelli, di hotel. Allo stesso tempo anche il colore, nel senso che il colore, io sono sempre fatto fotografie a colori, sono
sono affascinato dal colore africano, è qualcosa che mi ha sempre affascinato in modo molto profondo, quindi è chiaro che il colore contribuisce a costruire l'immagine. È un po', credo che sia un po' le due cose, una parte del dettaglio dell'oggetto, il dettaglio anche del movimento, dello sguardo, del gesto, e d'altra parte il colore e la luce, insomma, che è sempre presente in particolare in questo lavoro, che è un po' l'intessenza di questa atmosfera africana, secondo me. La TV, con i suoi notiziari, ci presenta spesso la situazione del Corno d'Africa in maniera decisamente negativa. È proprio così? La situazione attuale del Corno d'Africa è una situazione complessa e difficile da sintetizzare in qualche modo. È una situazione sicuramente negativa, perché c'è una sorta di guerra fredda tra l'Etiopia e l'Eritrea che va avanti da qualche anno, dopo la fine della guerra vera e propria. In Somalia la situazione è complicatissima, c'è la presenza degli Stati Uniti, insomma, che appoggia l'Etiopia più che l'Eritrea, insomma, è una situazione di molto particolare, un po' calda, diciamo, in questo momento. Sì, direi che è una situazione negativa anche dal punto di vista economico, sia l'Etiopia che l'Eritrea non sono dei paesi che hanno un'economia particolarmente fiorente. In questo momento il problema è più che altro la Somalia, insomma, quello che l'Etiopia sta facendo in Somalia, le situazioni diplomatiche che si creano a causa di questi interventi. Che ruolo pensa possa avere la fotografia analogica nell'arte del domani? Ma io credo che debba continuare ad avere un ruolo e possa averlo proprio perché la fotografia analogica e la fotografia digitale implicano due modalità completamente differenti di rapportarsi con la realtà. E credo che appunto la fotografia per essenza sia analogica, nel senso che la fotografia per me è un rapporto tattile, chimico con il soggetto, con l'oggetto che si è di fronte. Questo fa sì che quello che si può fare con la fotografia analogica non si possa fare altrettanto bene con il supporto digitale. D'altra parte il supporto digitale ha delle caratteristiche che gli permettono di poter assumere delle funzioni che non sono realizzabili, non sono possibili per la fotografia analogica. Quindi sono due universi che possono andare avanti un po' per conto loro, e credo che comunque ciò che non si debba dimenticare appunto che non si può considerare la fotografia analogica come un supporto passato o comunque da trascurare, proprio perché rappresenta anzi l'essenza stessa della fotografia e dell'espressione fotografica.